Radio Racconto, vini, vigneti e cantine. Un lungo viaggio nel mondo del vino. Sì, è un lungo viaggio che prosegue da tantissimi anni e va ancora avanti nelle nostre curiosità quotidiane. Oggi arriviamo in un territorio fertilissimo, bellissimo, di grande pregio, con una grande storia. Arriviamo nelle terre di Manduria, siamo precisamente a Martina Franca, nella provincia di Taranto, per incontrare un progetto vitivinicolo straordinario. E allora introduciamo il nostro interlocutore, Luigi Antonio Angelini, a cui diamo il buon pomeriggio. Salve, buonasera. Grazie del... Io sono Vincenzo Angelini, in realtà. Ah, Vincenzo, sì, certo. Vincenzo, certo, lo riconosco anche dalla voce. Vincenzo, allora, oggi introduciamo intanto l'argomentazione esattamente partendo dal territorio. Dove ci troviamo esattamente? Allora, noi ci troviamo a Manduria. Residiamo a Martina Franca, la nostra famiglia vive a Martina Franca, ma tutta l'azienda sorge a Manduria, a 5 chilometri dalla costa ionica. Quindi è una terra principalmente vocata al primitivo di Manduria. Assolutamente sì, io poi dico da sempre, quando il mare è vicino è quel valore aggiunto, non sotto solo sotto l'aspetto della grande magia che il mare può portare come valore aggiunto, ma diciamo anche rispetto ai terreni, rispetto a quello che si può produrre. E allora una cantina di grandissimo pregio, grande tecnologia, arriviamo ai vigneti, Vincenzo. Sì, allora, noi l'azienda sorge, quindi, come dicevo, a 5 chilometri da San Pietro in Bevagna, siamo nel cuore quindi del Salento, abbiamo 80 ettari di vigneto e sono quasi tutti dedicati alla coltivazione di uve autoctone, fatta eccezione per lo Chardonnay, che è l'unico vitigno internazionale che poi andiamo a vinificare. La fa da padrona è naturalmente il primitivo di Manduria, poi coltiviamo Negro Amaro, Susumaniello, Fiano. Il Negro Amaro lo vinifichiamo sia in rosato fermo che in sotto forma di Brut Rosé e col metodo Charmat. Vincenzo, noi siamo stati colpiti, conosciamo l'azienda per ovvi motivi e anche le vostre esportazioni e le eccellenze che si producono nella vostra cantina e nel vostro territorio, però siamo rimasti colpiti nel vivere una serata tecnica con i nostri colleghi sommelier e abbiamo incontrato letteralmente due bottiglie ed era un primitivo di Manduria del 2007, l'annata 2007. Allora vogliamo un'annata particolarmente favorevole, perché quel vino in realtà poi è stato premiato sia al Decanter World Wine Awards con la Silver Medal, vero, e successivamente a Londra all'International Wine and Spirit Competition con una medaglia ancora più importante, la Outstanding Silver Medal. Quindi insomma i riconoscimenti effettivamente per quel vino sono stati tanti. Abbiamo avuto la fortuna di essere seguiti in realtà da un enologo che ha fatto esperienza per una vita in realtà in Veneto, e quando è tornato in Puglia ha portato con sé la passione per una tecnica di vinificazione che è quella dell'appassimento. Quindi una caratteristica fondamentale del nostro primitivo è proprio questa. Noi effettuiamo la vendemmia rigorosamente a mano intorno a metà agosto, qualche giorno prima che l'uva raggiunga la completa maturazione, e poi completiamo il procedimento con un appassimento dell'uva per circa 4 settimane. Quindi ovviamente non possiamo appassire le uve così come fanno in Veneto per l'amarone, perché altrimenti otterremmo un vino dai 20 gradi probabilmente, però sicuramente questo processo incide molto. Molti mi chiedono in realtà come mai in Puglia, dove c'è già sole, quindi insomma il primitivo raggiunge già di per sé 14 gradi e mezzo, perché utilizzate questa tecnica? Beh, noi lo facciamo in realtà per una serie di motivi. Innanzitutto riteniamo che questo procedimento consenta al vino di essere più longevo, e poi ci consente di limare in qualche modo un difetto che spesso purtroppo tipico dei vini pugliesi, cioè quello di avere una bassa acidità. Quindi andando ad intervenire sull'uva, sul vigneto al momento del taglio o qualche giorno di anticipo, ovviamente l'acino conserva una maggiore acidità
che poi viene compensata dall'appassimento dell'uva, che conferisce maggiore tenore alcolico e zuccheri. Certamente, prima di arrivare diciamo agli abbinamenti con questa eccellenza in bottiglia, stanno arrivando i nostri WhatsApp. Sì, curioso, perché poco fa parlavamo appunto del primitivo di Manduria 2007. Bene, abbiamo un radioascoltatore, Thomas, che ci vuole salutare in diretta e ci dice proprio di aver partecipato come tecnico sommelier alla degustazione di febbraio proprio del primitivo di Manduria 2007. Fa i complimenti, dice, una vera perla. Sì, ringraziamo Thomas di questo suo WhatsApp e soprattutto di questa sua sottolineatura. Un altro radioascoltatore, Marietto da San Pietro in Vincoli, ci dice: sono originario di Lecce, il Salento e la Puglia sono un paradiso terrestre, viva i viticoltori di questa regione. Certo, grazie Marietto, grazie. Allora Vincenzo, arriviamo agli abbinamenti, magari concentrandoci su questo primitivo di Manduria DOC. L'abbiamo posto l'accento sull'eccellenza, su questo non abbiamo dubbi. 70 ettolitri a ettaro, la vendemmia è manuale, arriviamo in bottiglia, il riposo per quanto concerne appunto il riposo in bottiglia, e poi arriviamo sulla tavola. Allora gli abbinamenti, magari con qualche curiosità legata alla cucina del territorio. Ma sì, in realtà si tratta di un vino che è abbastanza ampio e avvolgente, i tannini però sono morbidi, il finale è lungo e ci consente di abbinarlo con in realtà un'infinità di piatti, non necessariamente tipici. Direi più vagamente carni rosse, brasati, formaggi stagionati. Ecco, questo è il consiglio che darei a chi decide di stappare una bottiglia di quel vino. Assolutamente, e magari anche incontrandolo, abbinandolo alle cucine, alle proprie cucine, magari anche con dei gemellaggi. Ecco, noi siamo per queste nuove visioni di abbinamenti con le eccellenze. Sì, abbiamo un altro radioascoltatore che ci chiede se la cantina sarà presente a Vinitaly. Beh, ovviamente sì, ma diamo qualche indicazione dove possono venire ad incontrarlo. Sì, sicuramente, siamo presenti al padiglione 11, allo stand E4. Bene Vincenzo, noi naturalmente l'azienda esporta, abbiamo il Giappone, per dirla insomma, so di amici che hanno degustato i vostri amici in Giappone e continuano a farlo. Bene, allora presenza al Vinitaly, noi Vincenzo ti ringraziamo, ritorneremo naturalmente su questo territorio magari raccontando anche un'altra bottiglia d'eccellenza della vostra cantina. Noi partiamo per un altro viaggio, per incontrare altri contadini, altri produttori, altre eccellenze. E con questo ti diamo il buon pomeriggio e la buona fortuna. Grazie a voi, vi aspettiamo qui in Puglia. Grazie, buon pomeriggio.